Buongiorno, la lezione di oggi è dedicata alle inversioni. Non sarà nulla di complicato, vi guido sempre come al solito ad ascoltare il vostro corpo e decidete voi se alla fine della lezione volete provare a fare Shavasana, che è la posizione sulla testa. Si possono tranquillamente anche eseguire le preparazioni alla posizione, potrebbe essere comodo uno se vi dà ovviamente sicurezza. E vorrei dirvi tre cose proprio riguardo alle inversioni: andando a rilassare e calmare il cuore, oltretutto aumentano la mente calma e la concentrazione, perché altrimenti sarebbe impossibile fare certe cose. E quello che piace a me sottolineare sempre nello yoga in generale è che nel caso delle posizioni ribaltate andiamo a vedere il mondo sotto scegliamo, le scelte politiche e tante altre cose sono quelle più giuste per tutti. Riusciamo a capire che ognuno di noi ha il proprio modo di pensare, quindi anche il giudizio scivola via, scende. E allora cominciamo con un mudra che si chiama Appa Mudra. È un mudra dove andiamo a tenere pollice, medio e anulare uniti, con entrambe le mani, appoggiamo le mani sulle ginocchia, possiamo chiudere gli occhi e cercare di rilassare completamente il nostro corpo. Andiamo a dire ai nostri muscoli di sciogliersi, di rilassarsi, andiamo a dire alla nostra mente concentrarsi su di noi stessi. Promettiamoci di non arrabbiarci se ci arrivano dei pensieri. Li osserviamo, li accettiamo per poi lasciarli andare. Il mudra che stiamo facendo è un mudra che purifica, va a eliminare le tossine dal corpo. Seduta sui talloni. Se riescono da questa posizione, tranquillamente rimanete con le gambe incrociate. Voglio inspirare, aprendo il petto, quindi respirazione articolare e organismica, espando il petto nell'inspiro, avvicino le scapole, continuo fuori, ed espirando sciolgo, rilasso tutto, abbandono la testa in avanti e si eseguo la retroversione del bacino. Spalle, apro il petto, avvicino le scapole, espiro sgonfiando la pancia, codino in giù, testa che scende. Posso decidere di rimanere in un movimento piccolo, ognuno di voi adesso segue il proprio respiro, oppure di aumentare l'intensità rispettando sempre ed ascoltando sempre il mio corpo. Metto di profilo per farvi vedere come questo semplice movimento può aumentare molto. Vuoto le spalle con le respiro, prendo il petto ed espirando, scendo leggermente verso il basso, guardo la
appoggio la fronte, il bacino è sopra le ginocchia. In questa posizione, appoggiando la fronte, voglio come andare avanti, camminare con le mie dita per avere una bella apertura, allungare le braccia, aprire il cuore. Questa è proprio una posizione del cuore. Alcuni la fanno col mento, che vado a aprire ancora di più, però mi raccomando, attenzione, alla zona cervicale. Il bacino è sopra le ginocchia. Qualsiasi posizione faccio, cerco di rilassare quello che posso rilassare, quello che serve, ad esempio il piede. Inspirando, adesso trascino le mani sotto le spalle per andare nei quattro punti, per qualche volta sciolgo bene la colonna, quindi espirando spingo, andando a guardare verso l'ombelico, creando una bella gomma con la mia schiena, distanziando le scapole. Quando inspiro, ruotando le spalle, continuo, vai indietro e guardo tra le mani. E lo faccio qualche volta. Con il mio ritmo, cercando di entrare nella posizione più che eseguirla. Sentire. Ora punto i piedi, perché voglio entrare nel cane faccia in giù. Con l'inspiro, stendo quello che riesco a stendere, non importa se i talloni arrivano a terra, non importa se le gambe sono completamente stese, gentilmente, ogni volta che inspiro cerco di cercare spazio e quando espiro voglio sbloccare le giunture, quindi gomiti e ginocchia. Cerchiamo di mantenere i gomiti, la piega dei gomiti che si guarda. E continuo a fare lo stesso movimento, spingendo ogni volta che espiro sugli avambracci. Qua già preparo la forza alle mie braccia e alle mie spalle. Guardo verso i piedi, non devo avere tensioni nel collo. Qua i piedi difficilmente i talloni si appoggiano. Ed espirando, appoggiamo le ginocchia a terra. Liberiamo i piedi per andare nella posizione del bambino. Le mani sono coi palmi verso l'alto. Rimaniamo un altro respiro, lasciamo scendere dolcemente le spalle verso il tappetino. E poi stacco la fronte, metto il petto, srotolo la schiena espirando. Appoggio col pastrello delle mani con un inspiro, apro il cuore. Espiro, mi allungo verso l'alto e andiamo a fare tutto questo in maniera più sinuosa, senza ripetizioni. Espiro, mi vado a tuffare sul
Respira, appoggio le ginocchia, libero i piedi e mi riporto. Ma cade faccia in giù. Questa volta per più. Respiri. Lasciate davvero andare tutto quello che si può lasciare andare. Da qua. Espiro, lascio andare. E inspirando, intreccio le dita, le porto in su, spingo i piedi per salire verso l'alto. Voglio toccare il soffitto con i palmi delle mani. Ed espirando, lascio andare le mani al cuore. Ora andiamo a fare una camminata inserendoci Ardha Chandrasana. Potrebbe essere con un blocco, può essere in aiuto accorciare la distanza tra la mano e il pavimento. Ci portiamo davanti al tappetino, sblocchiamo le giunture e con un bel inspiro ci allunghiamo verso l'alto, stiracco verso l'alto. Espirando, ammorbidi su tutto, voglio staccare con le ginocchia vicine il piede destro, scendere con la mano davanti al piede una bella distanza. Se ho il blocco, appoggio la mano sul blocco e quando sono pronto, inspirando, stendo il braccio destro verso l'alto e la gamba destra verso l'alto. Spingo con la mano a terra, cerco di aprire spalla e anca. E se voglio, espiro, sblocco le giunture, compreso il gomito sinistro. E inspirando, stendo. Sblocco. E stendo. Sblocco. Ora, espirando, la gamba destra e il piede destro va direttamente indietro. Portiamo i piedi paralleli e con un bel inspiro andiamo in Suryasana, la posizione dove vado a prendere energia. Espiro, ammorbidisco, apro il piede destro che raggiungo col sinistro, mi allungo bene e proseguo nella camminata fino in fondo. Quindi ritorno in Suryasana, inspiro, espiro, ammorbidisco. Apro il piede destro, mi raggiungo col sinistro e mi allungo bene. Ed espirando, mani al cuore. Nei passaggi della camminata, quando cambio direzione, cerco di farlo sempre con le giunture piegate. Questo è un modo che mi evita di farmi male alle articolazioni, soprattutto quelle delle ginocchia, per cui quando ci muoviamo cerchiamo di muoverci bassi, si cambia direzione con l'espiro, si entra nella posizione con l'inspiro. Quindi ricordiamoci sempre, ci espandiamo, cerchiamo spazio con l'inspiro e ci ammorbidiamo, cambiando in questo caso le direzioni con la espirazione. Facciamo tutto dalla parte sinistra. Inspiro, mi srotolo verso l'alto, espiro, ammorbidisco tutto. Stacco il piede sinistro, appoggio la mano destra a terra. Quando ci sono, inspiro, apro la gamba dietro e il braccio sinistro. E quando voglio, se voglio, espirando sblocco e inspirando stendo. Sinistro, piedi paralleli, fletto, inspirando, apro, espiro, sblocco, apro il piede sinistro, che raggiungo con il destro, inspirando, mi allungo, espiro.
adesso quando arriveremo col piede dietro dopo Ardha Chandrasana, entreremo nel guerriero 2 e dopo, ammorbidendo tutto, andiamo direttamente stendendo le gambe nel guerriero rovesciato. Ok, Ardha Chandrasana adesso lo lasciamo solo per un respiro. Queste due che vi ho fatto vedere per più respiri, quindi davanti alla fettina. Inspiro e mi allungo, espiro, ammorbidisco, scendo, scendo, stacco il piede destro, appoggio la mano sinistra e inspirando, Ardha Chandrasana. Espiro, il piede va dietro, porto il piede sinistro parallelo al destro e inspirando, stendo. Blocco e apro nel guerriero 2. In questo caso sono passata da Suryasana, però potevo non farlo, dopo non lo farò. Espiro, ammorbidisco e inspiro, gentilmente entro nel guerriero e lo faccio qualche volta. Ricordiamo di portare, quando siamo nell'inspiro, il ginocchio sopra la caviglia, non dimentichiamoci del braccio dietro e troviamo l'apertura ottimale per noi, non dimenticando l'allineamento. Espiro, sblocco bene e voglio andare nel triangolo rovesciato, quindi braccio sinistro che va oltre la testa. Quando espiro sblocco tutto e quando inspiro gentilmente cerco spazio, continuando ad aprire bene il cuore. Quando inspiro, lasciare andare quando espiro, sgonfiando la pancia. Ora sì che chiudo il piede sinistro, fletto e inspirando Suryasana. Espiro, ammorbidisco, apro il piede destro che è raggiunto dal sinistro e inspiro, mi allungo. Espiro, morbido, passo indietro col sinistro, quindi paralleli, e inspirando apro bene. Espiro, morbido, apro il piede destro che raggiungo col sinistro, inspirando mi allungo ed espirando faccio subito dall'altra parte, piego le ginocchia, porto la mano destra davanti al piede destro, stacco il sinistro e inspirando, Ardha Chandrasana. Espiro, appoggio il piede lontano dietro per andare subito nel guerriero 2, quindi inspiro e lo faccio per più ripetizioni, per più volte. Ogni volta che inspiro entro dedicatamente nella posizione per me più giusta. L'allineamento di una persona sarà sempre diverso da quello di un'altra persona, perché ognuno di noi ha delle proporzioni diverse. Scelgo la posizione che non mi fa del male. E poi, espirando, sblocco e porto il braccio destro con un inspiro oltre la testa, vado a stendere tutto. Qualcuno mi sta prendendo la mano destra per portarla indietro. Per più respiri. Espiro morbido, apro il piede destro
faccia entrare da questa parte. Espiro, appoggio il tallone dietro per andare nel corriero 2 con un inspiro. Espiro, sblocco e porto il braccio destro oltre la testa. Espirando, chiudo il piede destro, fletto. Inspiro, Suryasana. Espiro, morbido, apro il piede sinistro che è raggiunto dal destro. Inspirando, srotolo verso l'alto. Espiro, ammorbidisco, passo indietro col sinistro, piedi paralleli, fletto. Inspiro e apro. Espiro, morbido, apro il piede sinistro che è raggiunto con il destro. Inspirando, mi allungo. Facciamo un'altra cosina da qua, passo indietro col destro, ho tutto morbido, inspirando mi stendo nel guerriero semplice, ho tutto teso, bacino che vuole andare verso il lato corto del tappetino, espiro, ammorbidisco, passo indietro col sinistro e mi srotolo verso l'alto, espiro, morbido, il destro va davanti, intreccio le dita dietro e quando inspiro stendo solo la gamba dietro, porto le mani verso l'alto, espirando lascio l'intreccio, porto il piede sinistro in avanti e inspirando mi allungo bene, espiro, passo indietro col sinistro e inspirando stendo tutto, espiro, ammorbidisco, passo indietro con il destro e inspirando di nuovo su. Espiro morbido, passo in avanti col sinistro, intreccio le dita dietro, espiro, stendo la gamba dietro, apro bene il cuore, espiro, sblocco, passo in avanti con il destro, che raggiunge il sinistro, mi allungo bene, espiro, le mani davanti al cuore. Respiro, ammorbidisco, fletto tutto, posso camminare tra le mani, posso saltare.
attimo le mani e voglio portare i piedi più larghi del tappetino. Ok, sblocco tutto, porto le mani più o meno all'altezza dei piedi, la testa è pesante, non ha tensioni, e quando inspiro voglio stendere le braccia, le gambe, la schiena, il mento sempre verso il collo, lo facciamo per qualche respiro. Questa è Paddottanasana A. Ok, se ovviamente le mani fa fatica a arrivare a terra, le porto o su un blocco o sulle tibie o su quel bacio. Poi riporto le mani un po' più avanti, tallone punta, tallone punta, spingo con i piedi, fletto bene le ginocchia, voglio srotolare ogni vertebra, destra l'ultima che sale, e ispirando mi allungo bene, espiro, scendo, lascio andare tutto verso il basso, inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, mano accanto ai piedi, passo e passo, sono nella tavola, espirando, scendo con i gomiti stretti, schiaccio la pancia, ruoto le spalle, inspiro, copre, spalle basse, espiro, punto i piedi, inspiro, cane a faccia in giù, espiro sbloccando l'avambraccio a terra, espirando stendo quanto posso le gambe, spingo con le mani per tornare a cane a faccia in giù, espirando sblocco, guardo tra le mani, salto, cammino, mani avanti i piedi, inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, appoggio un po' più dietro le mani per portare i piedi più larghi del tappetino, fletto tutto, questa volta intreccio le mani dietro la schiena, ho tutto piegato, e al prossimo inspiro, stendo, gambe, braccia, i pugni scendono verso terra, e sblocco. Ci risolleviamo, il mento è sempre al collo, la testa è sempre l'ultima che si alza e stiamo seduti sui talloni come abbiamo fatto all'inizio. Vi consiglio di girarvi dalla parte larga del tappetino e andiamo a sederci alla destra dei talloni. Le mani vanno alla destra della coscia destra, destra un pochino più indietro perché voglio andare in torsione. Inspiro, guardo oltre la spalla destra ed espiro leggermente, lascio andare. Inspiro, espiro. Inspiro per il petto, espiro, sgonfio la pancia. Ora porto la mano destra ben a terra e con un inspiro andrò a stendere la gamba sopra, la sinistra, in là. Quindi inspirando, porto fuori la gamba sinistra, il braccio sinistro va oltre la testa e sblocco, inspiro e sblocco, porto davanti il bacino quando inspiro, inspiro, sbloccando voglio portare il ginocchio e il gomito vicini, quindi stacco il piede sinistro e inspirando ritorno, sblocco con l'espiro e inspiro, ritorno, ancora uno, sblocco con l'espiro e inspiro, ritorno, espirando riappoggio il ginocchio sinistro a destra, mi allungo con un bel inspiro ed espirando scendo, porto le mani avanti, cammino con le dita delle mani per trovare un bel allungamento, con un inspiro guardo tra le mani e con un espiro
appoggio la testa, vado a srotolarmi dentro al collo, ruoto le spalle e mi vado a sedere a sinistra dei miei talloni. Entrambe le mani vanno oltre alla coscia sinistra per fare una bella torsione con l'inspiro e respirando tornare. Inspiro e torno. Inspiro e torno. Appoggio bene la mano sinistra a terra. Inspirando, stendo la gamba destra, braccio destro oltre la testa. E agli angoli del tappetino, cerco di rilassare se non ho fastidio dietro la zona lombare, i glutei, le cosce. Ok, e poi vi faccio vedere come fare. Magari nel frattempo trovate un muro, una parete, basta che non sia un vetro, per quello che vogliamo fare. Come si comincia? Si comincia portandoci sulle ginocchia e andando ad aprirci gli avambracci, che sono più o meno sotto le spalle. Questa è l'unità di misura, perché adesso aprendo le mani le andremo ad intrecciare. Il ditino che rimane fuori lo portiamo all'interno delle mani. Ci appoggiamo la testa. La testa deve essere presa più o meno in questa parte, lasciandomi la fontanella libera. Ok? Che ovviamente devo sentire l'appoggio, anche se poi quando si farà la posizione, almeno per chi l'ha fatto diverse volte, si accorgerà che
che non è la testa che deve pigiare a terra, ma la forza degli avambracci e delle spalle vanno quasi a trovare uno spazio tra la testa e il tappetino. Ok, puntiamo i piedi indietro, stacchiamo le ginocchia e iniziamo a camminare verso i nostri gomiti. Mi raccomando, il mento anche qui è sempre verso il collo. Non fate questa posizione se avete, tanto voi camminate davanti e indietro. Non fate mai questa posizione se ho problemi di distacco della retina, di glaucoma o di pressione alta, o perlomeno ci sto pochissimo. Nel caso, se volete riempire il tempo, non fate questo. Vi sdraiate con un sostegno sotto alla schiena per fare un ponte passivo. O fate qualcosa che preferite. Mentre faccio questa camminata, io spingo con gli avambracci. Perfetto. Ora voglio provare a staccare un piedino e riportarlo a terra. E mentre stacco l'altro, vedo se si solleva l'altro piede. Ok, non esagerate se non avete il muro, se non avete la parte. Se avete il muro, non c'è nessun problema. Thank you.
vado a portare la gamba sinistra fuori dal gluteo, scusate, partiamo con le gambe davanti che facciamo molto prima, ok? Quindi vado a piegare il ginocchio sinistro, la caviglia deve essere fuori al gluteo, ok? E piano piano vado indietro con le mani. Quando il ginocchio tende ad alzarsi vuol dire che sono arrivato al mio massimo. Se invece ho ancora spazio, scendo, mi posso fermare sugli avambracci e chi è un po' più flessibile scende del tutto. Se sono comodo in questa posizione, posso tranquillamente portare le braccia oltre al capo o aperte davanti, vedete voi quello che preferite. Posso decidere se stendere la gamba destra o se mantenere il piede piegato. Se voglio intensificare vado a prendere il ginocchio destro, però mi raccomando le spalle devono poter stare a terra. E respiro e mi godo questo bellissimo allungamento, non devo mai avere male, se ho male per cosa ce l'ho tutto indietro. Lo yoga ti serve anche a controllare il ego. Ti rilassi in questo, capisci e riesci a fare di più di quello che pensavi, perché se la mente è rilassata il corpo anche. Perfetto, appoggiamo il piede destro a terra, siamo i gomiti per piano piano sollevarci, andiamo a prenderci il nostro piede destro e lo stendiamo verso l'alto, metto al collo, apro il cuore, blocco ogni volta con l'espiro, respirando ricerco spazio, faccio ancora due volte. Chi è nella posizione completa lo fa con entrambe le gambe, appoggio il piede destro a terra, porto il piede sinistro vicino all'altro e questa volta porto il tallone destro fuori dal gluteo destro. Chi ha fatto l'eroe completo lo rifà come prima, piano piano scendo, vedo fin dove posso arrivare, accetto, osservo i miei limiti e se riesco scendo. Troverete che avete un lato più flessibile dell'altro, decidete che soluzione trovare con le braccia, se volete intensificare un pochino, può servire anche puntare la mano destra sulla cuscia destra per lasciarla giù. Non fate troppi sforzi. In queste posizioni dove sto per respiri posso decidere consapevolmente di chiudere gli occhi e di lasciarmi andare. Thank you.
ginocchio sinistro ora è sopra il ginocchio destro. In teoria dovremmo avere i piedi esterni ai fianchi, però non importa se una gamba sta più su o è normalissimo. Se ho un fastidio posso tranquillamente ritornare con le gambe incrociate. Sollevo il braccio sinistro con un inspiro, piego il gomito con la mano destra, aiuto la mano a scendere tra le scapole. Se voglio, vado a prendere con la mano destra le dita